Benvenuti a Ascend Hand of Cool, che è un RPG free to play, uscito il 20 di maggio su Steam. E siamo ancora in beta, ovviamente. E come si gioca? Lo vedremo poi. Impostazioni, andiamo un attimo a... No. A diminuire un po' il volume, perché sennò non capiremo proprio nulla. Ok. Yes. Gioca da Ascend. Continua la partita, continua dal Sanctum. Allora, in cosa consiste questo gioco? Voi potete crearvi un dio, diciamo, un combattente, che servirà poi uno dei tre dei Chaos, Oscurità, Chaos, Vuoto e Luce. E poi da lì avrete i vostri fedeli, dei piccolissimi umani che vi pregano mentre camminate, che potete utilizzare anche per combattere altre cose del genere. Quindi io direi di continuare la partita, perché dopo la creazione del personaggio, che magari se riesco a crearne un altro vi farò vedere, ci sta un piccolo tutorial che io ancora non avevo finito, perché quando mi sono arrivato al tutorial ho detto: perché non registrare e farlo vedere anche agli altri? E quindi, eccomi qui. Quanti più guerrieri Chaos fai ascendere? Bla bla bla, non ho letto. Click the left mouse button to initiate basic melee attacks. Oppure X del pad dell'Xbox. Daily Blessing. Bene, ci sono altri attacchi combinati da scoprire. Scoprire che armi diverse portano attacchi combinati diversi, ma serio? Procedi. Il posto davanti a te non è così tranquillo, bla. For being a loyal servant of Dark, your goddess has guaranteed you a once daily 30 minutes bust. 10% damage. Qui sono altri player. Lel. Necro Penguin fa qualcosa. Tanto mi puoi attaccare. Oh. Yes. Come potete vedere, sotto sono degli omini che scappano, poi quando sono al sicuro pregano. Prega? Ok. Prega? Ok. Prega? Prega? Anche tu? Giù sotto? Ora va meglio. Allora, dove dobbiamo andare? Di qua. Non c'è uno Ah, ok. Cutscene. Cosa succede? E io che pensavo... Il titano. Non mi pestare. Oh Gesù. È una belva senza cervello. Una creatura famelica e selvaggia. Tutte queste terre sono sotto il suo dominio. Non avvicinarti per adesso. Non ancora almeno. Oddio. Si può combattere contro i titani. Che cosa bella è. Ma morite. Ma morite malissimo. Dovete morire. Quando gli faccio? Quanti danni sono? Tantissimi. Ok. Andiamo. Che? Porterai la morte non solo con la spada, ma anche con il potere delle tenebre. Scateni il fuoco che ti ho donato e riduci i nemici in cenere. Oh. Ah. Eh sì, però. Quello è un player che io posso attaccare. Vieni qua. Vado, dai. Lì c'è uno rosso. Qui cos'è? Non ci posso andare qua? Vieni qua, faccia di merda. Gli umani chiamano troll questi feroci predatori. Si tratta di creature orribili nate dalla malvagità del titano. A niente li raccoglie le loro anime. Vi spacco moltissimo. Io devo andare. Molto bene, ti darò un potenziamento che ti permetterà di attaccare più rapidamente per un periodo di tempo limitato. I potenziamenti ti offrono dei poteri temporanei quando ne hai bisogno. Puoi acquistarli nell'inventario. Scusate se parlo tanto, ma dato che io di solito non le leggo queste cose, ci metto 3 ore a capire come si gioca. Da che sto facendo il video per voi, per condividere con voi l'esperienza di questa nuova attività videoludica, leggerò tutto in modo tale che a voi vi faccio capire com'è il gioco e anche a me mi faccio capire com'è il gioco. Troll bestiali, vabbè, la storia non mi interessa, veramente la posso skippare. Mentre qui c'è qualcosa che dovrebbe essere il punto dove devo andare.
scoperto l'arena. Scoperto l'AG. Allora, entra nell'arena. Un'informazione. I personaggi che vedete di colore verde, i ghost spettrali sono gli altri giocatori umani. Il colore ne indica l'allineamento: rosso per le tenebre, giallo per la luce e blu per il vuoto. Non puoi affrontarli direttamente, ma puoi infliggere loro dei danni e loro possono fare altrettanto. C'è altro da sapere, ma prima c'è un'imboscata troll che ti attende. Dove? Ma non posso affrontarlo adesso. Ah, vendi oggetti. C'ho questi oggetti. Veramente. Queste sono rune pazze. No, io le rune le voglio mettere. Incantesimi. Non ho capito che cazzo è. Come funziona? Oh, ci sono riuscito. Qui ci sono... Ah, andiamo avanti. Uno di Crimdol. Scoperto muro di Crimdol. Ho dei bonus. Sfruttiamoli prima che sia troppo tardi. G cazzoletti 90. Taxi 96 si è unito. Anche se sono creature insignificanti, gli umani adorano il titano e ti attaccheranno. Converti il loro altare, così li farei diventare seguaci delle tenebre. Ma ovviamente, non vedevo l'ora di prendere gli umani. Profana la profano tantissimo. No! No! Un povero umano sacrificale. È morto. E adesso questo territorio è mio. Scusate. Scusa, la faccio più. Veneratemi tantissimo. Se li chiamerai a te saliranno sulle tue spalle, così potrei condurli in battaglia. Che li chiamo? Non state salendo però, eh. Oh yes. Oh yes. Yes. Che cosa bellissima. Altri. Se divorerai gli umani e altre piccole creature recupererai salute. Non voglio. Vabbè, uno lo mangia, dai. Scusate. Sono talmente devoti che è proprio una cosa ridicola. Puoi anche lanciare gli umani e le altre creature piccole di piccole dimensioni. Con l'S. Ok. Qui c'è qualcosa. Se vuoi puoi ordinare agli umani sul tuo corpo di scendere a terra con giù. No, non voglio. Vanno bene così. Spacco tutto e prendo lo scrigno. Ovviamente nessuno li apre normale. Equipaggia. Sono più forti. Via queste rocce di merda. Ma sono proprio estinti. Dove vai? Sono proprio tutti estinti. Chi sono questi? Sono altri umani. Adesso che faccio? Oh! Qui qualcuno è scarso. Umani, venite, va. Ok, uno non è riuscito a salire. Ok. Ma quando da qua? Mo mi riempio di omini. Andiamo. Come cazzo avete osato? Brutti troll esagerati. Andate via. Cosa c'è qui? Andate via. Servi della luce. Via. Io sono un servo delle tenebre. Vi spacco tantissimo. Altro scrigno, vai. Oddio, stavo per prendere... Apri. È più forte. Elmo in ferro decorato con degli aculei. Io lo vendo. Ma sì, ma vendiamolo. Mi sento 8 anime, sì. Altri omini. Tutti a bordo. Mi riuscirò a muovere tutti. Quello è un compagno, ok. Conci i nemici, uccidimi.
Bam. 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 Anzi, no. Profana, profana, profana. Ah, no, devo prima uccidere tutti. Volevo farli tutti i miei schiavi, questi qua, invece no. Non mi vedo più io perché me ne sono... Ah! Arrivederci. C'è un omino che aspetta che qualcuno lo sacrifichi. E adesso avvolgiamo quest'area del caos. Ogni tanto mi faccio prendere. Guarda quell'altro come pesta. Eccellente, convertito entrambi gli altari e portato le tenebre in tutta la regione. Quando uno è forte. Venite, qui sopra.